Federico Dionisi, domani l'Ascoli sarà di scena al Tombolato di Cittadella. È effettivamente un match utile in chiave playoff, uno scontro diretto lo consideri? No, è una partita sicuramente importante. Dopo una prima parte di campionato siamo quasi alla fine del girone d'andata, quindi è sicuramente una gara importante, però va affrontata come tutte le altre. Ci siamo preparati al meglio in settimana perché sappiamo che è una sfida molto importante per noi, ma soprattutto per il campionato. Tanti gli ex della sfida, soprattutto nel Cittadella, e in settimana hanno posto l'accento proprio sul reparto d'attacco dell'Ascoli. Hanno detto Dionisi è uno che può far gol in qualunque momento e Sabiri ha delle grandi giocate. Sarete voi gli attenzionati speciali della partita? Noi cercheremo di giocare nel collettivo, non nell'individualità, quindi è su questo che abbiamo lavorato. Sappiamo che comunque siamo una buona squadra, al di là del reparto difensivo, offensivo, centrocampo, quindi quello che vogliamo fare è proprio dimostrare questa unità, e quindi io credo che si vinca più nel collettivo una partita del genere piuttosto che dal singolo. Al termine della partita con il Parma, tu a caldo avevi detto bisogna fare a questo punto un ulteriore step sul piano soprattutto del gioco, avevi detto andiamo un po' a corrente alternata a volte. Sarà questo il match per fare questo salto di qualità secondo te? Cioè nel senso che loro sono una squadra che gioca con un'entità molto consolidata negli ultimi anni, quindi sarà sicuramente una partita difficile, loro metteranno ritmo e secondo me sarà una partita diversa. Non credo che sia questa la partita dove dovremmo dimostrare questa crescita. Credo che sia importante portare a casa dei punti importanti, al di là di come essi vengono fatti. Questa settimana è stata una settimana particolare, un Ascoli un po' in emergenza per via del Covid, però questa è una squadra che fa del collettivo, anche del collettivo, la sua forza e che reagisce nei momenti di difficoltà, sei d'accordo? Sì, purtroppo questa è una pandemia che ci portiamo dietro da anni, ma è un problema non solo a livello calcistico, ma a livello umano. Quindi dispiace per i ragazzi che comunque sono stati costretti a fermarsi, ma ci dà un'ulteriore spinta e ci unisce ancora di più perché vogliamo far bene anche per chi purtroppo deve rimanere fuori in questo periodo. Il collettivo nell'Ascoli fa sempre la differenza, noi siamo questo tipo di squadra e credo che dobbiamo dimostrarlo già ancora domani. La partita con il Parma ha lasciato un po' di spirito di rivincita, visto come poteva essere l'esito finale, secondo te? Tu avevi detto bisogna mantenere i piedi per terra, non bisogna mollare, non guardare la classifica e voler sempre migliorare, quindi essere umili. C'è uno spirito di rivalsa per i 3 punti mancati, anche se tu avevi visto il bicchiere mezzo pieno? Sì, no, ci deve essere quello spirito e la voglia di ottenere qualcosa in più della giornata prima, che sia in casa o fuori casa, quindi dobbiamo viverla in questa maniera cercando di voler ottenere il massimo, quindi sarà di ulteriore spinta e sicuramente andremo a fare la nostra partita. Grazie. Grazie.